Allora, io sono Ruggero, piacere a tutti quanti. Cosa faccio nella vita? Sono uno studente di dottorato dell'AS Senares a Tolosa, non in Italia, comunque vivo a Trieste e sono più o meno stabile qua. Il mio lavoro principalmente consiste nel predire stati solidi di silicio e de delle superfici di silicio, quindi è ben lungi dall'essere quello di programmatore o cose correlate. Però il fatto che comunque mi trovi in un settore dove il calcolo computazionale è tanto e l'analisi dati è elevata mi porta a interfacciarmi, diciamo, con il mondo della programmazione molto spesso e quindi a sviluppare codice, diciamo, non in maniera strutturale, ma più in base alle necessità, ecco. Faccio parte del MeetLab. Che cos'è il MeetLab? Il MeetLab, per chi non lo sapesse, è un hackerspace dove facciamo cose e vediamo gente, un hackerspace di matrice europea, è un posto fisico, in questo periodo è un posto più virtuale che fisico, dove ci incontriamo, discutiamo di progetti e li sviluppiamo con la filosofia di avere delle cose gratuite per tutti quanti alla fine e imparare e condividere le conoscenze. Siamo qui per parlare di org mode, ok? Org mode è una punta di una piramide, volevo fare la slide un po' meglio, ma non ho fatto in tempo. Diciamo che alla base di tutto questo talk c'è Emacs, che è spero. Vediamo dopo. Su Emacs inseriremo SpaceMax e sullo SpaceMax inseriremo OrgMode e poi andremo a discutere di OrgMode in maniera molto rapida. Comunque l'idea della piramide è che la base è Emacs e su questa poi costruiamo. Cos'è Emacs? Ok, Emacs tutti quanti lo conoscono come un semplice editor di testo, semplice, aperte virgolette, chiuse virgolette, ma in realtà è molto più di tutto questo. Attraverso le estensioni che si possono installare diventa un main client, un newsreader, un debugger, un calendario, uno psicologo, un project planner. Pu praticamente può diventare un sistema operativo con tantissimi software al suo interno. Ora, Emacs è abbastanza complicato, è i key binding che si utilizzano almeno per me è complicato, e i key binding no, sono tutt'altro che intuitivi. Perché è un software che non ha molta interfaccia grafica. Per ovviare a questo problema, per gente che viene da Vim, come arrivo io, ci sono delle distribuzioni di Emacs. Tra queste distribuzioni troviamo SpaceMax, appunto, che è una distribuzione che fornisce sostanzialmente tutti i keybinding di Vim vengono riportati nel mondo Emacs, tra virgolette. Tutte quante le funzionalità di Vim vengono riportate nel mondo Emacs e in più vengono inseriti dei keybinding molto più nativi, mnemonici e consistenti. Ok, quello di prima non era ovviamente il logo di SpaceMax è questo. Quello di prima era un joke divertente che si può abilitare nella page di introduzione. Quindi alla base abbiamo Emacs che è questo text editor con un sacco di plugin. Sopra il text editor con un sacco di plugin installiamo SpaceMax. SpaceMax ci dà un insieme di keybinding per gestire tutti i plugin molto umano, più la struttura di Vim che è quella con la quale ci abituiamo, che è con la quale io almeno sono abituato. Tutto quanto quello che andremo a discutere lo discuterò in questo contesto. Non è l'unico contesto, cioè SpaceMax è una distribuzione di Emacs, ce ne sono infinite. E volendo uno può farsi anche la propria, e in più no, i keybinding che io andrò a dare sono soltanto quelli, per la maggior parte sono i keybinding di default di SpaceMax, ma uno può utilizzare quelli di Emacs che sono molto differenti. I concetti di base che uno deve saper gestire per approcciarsi a questo contesto sono innanzitutto qual è la struttura di Emacs, cioè come vengono gestiti i file all'interno di Emacs. Emacs è composto a buffer. Ogni file che apriamo crea un nuovo buffer, ogni servizio che lanciamo crea un nuovo buffer. Quando apriamo un buffer, questo ha una linea di fondo, una linea in fondo alla pagina, che nel caso di SpaceMax è uguale a quella che vediamo in questa immagine. Sulla sinistra c'è il numero di buffer che stiamo guardando, poi dopo c'è lo stato del buffer che può essere salvato o non salvato, in questo caso è salvato o non salvabile, la dimensione del buffer, cioè del file associato, il nome. La major mode e alcune minor mode. La major mode sostanzialmente è il plugin principale che stiamo utilizzando all'interno del buffer. In questo caso è org mode, però può esserci il mailer, può esserci un plugin per LaTeX, ogni linguaggio ha il suo plugin principale. C'è questa operazione da fare che è contattare Marco.
e nel contattare Marco ha una priorità di tipo A che è elevato. Quindi possiamo andare a definire, giusto, abbiamo le deadline, possiamo definire deadline, DD, questo ci inserisce una deadline per l'azione, delle priorità, priority ABC per vedere le priorità, e schedule, deadline, schedule, date schedule, sorry. E questo ci porta all'agenda, perché adesso che abbiamo inserito le date, ci viene da chiederci come si inserisce l'agenda in tutto questo. Allora, la prima cosa da fare è che bisogna aggiungere il file all'agenda. Okay? Come si aggiunge il file all'agenda? Ctrl-C, parentesi quadra, ci aggiunge il file all'agenda. A questo punto bisogna aprire l'agenda, Ctrl-C, A, e con l'agenda aperta ci viene proposta questa schermata che ci dice, che ci lascia scegliere fra varie opzioni, tra virgolette. A apre l'agenda classica, T ci fa una lista dei to-do, di tutte le to-do entry che abbiamo a disposizione in questo momento. Le altre le lasciamo stare, sono regex più sofisticate, cioè ogni entry qui sostanzialmente è una regex su tutti i file che sono disponibili, sono stati caricati e seguiti dall'agenda. In questo caso ho elaborato un pochino per vedere come viene fuori. Se io vado a vedere tutte le prossime azioni da fare con la lettera T, vedete che ci vengono mostrate in questo caso le azioni organizzate ordinate per priorità. A abbiamo il contattare Marco, che era quella di cui prima, quella che abbiamo inserito prima nel nostro file. Abbiamo un tag per il file, che è il tag che era associato. Abbiamo altre azioni che sono inserite qua sotto con i loro rispettivi tag. Abbiamo il to-do che era rimasto aperto sempre nell'azione di prima, che era se è possibile riprodurre il file, era nell'issue 1. Se invece andiamo a vedere il programma per la settimana, con la lettera A, possiamo aprire tutto quanto il programma, vediamo che c'è un to-do, vediamo che ad esempio abbiamo il meeting di questa sera schedulato a una data ora, poi dopo c'è il to-do di contattare Marco che è da eseguire in 3 giorni, c'è la mail, la deadline che è per domenica. Come ci spostiamo in questa fase? Come ci spostiamo in questa agenda? Ovviamente i tasti sono H, J, K, L, come qualsiasi Vim user si aspetterebbe. Con Alt Space possiamo aprire una tavolata con mille altre opzioni. In particolare, attenzione va data sulle headline, questo ci permette direttamente dall'agenda di cambiare lo status, quindi spostare un to-do in done o in next, così via. O date, che ci permette di cambiare la data, rimuovere il timestamp, schedulare una cosa per il futuro e così via. Tornando al meeting, il meeting non è altro che un time stamp con un orario. Okay? In questo caso, quando stavo scrivendo il mio progetto, arrivo al punto, all'outline che mi dice dove sta il, che mi dice, dove sta il meeting. La keyword meeting qua è una keyword extra, non c'entra niente. È lì più che altro perché io personalmente la uso per ricordarmi dei meeting. E uno fa D, che sta per date, timestamp. Il timestamp ti propone un giorno, tu gli dici io lo voglio alle 9 p.m., voglio che duri 2 ore, quindi 9 p.m. più 2, in automatico il timestamp viene creato e questa cosa viene aggiunta all'agenda. Altra feature, ultima di cui volevo parlarvi, è il time tracking, perché possiamo anche gestire quanto tempo spendiamo su ogni task. Il time tracking è accessibile più o meno ovunque in Emacs, quindi non serve che stiate in un file di org mode. C vi permette di aprire comunque in org mode, che è la cosa più semplice, e vi apre questa fantastica schermata dove avete i vari timer, potete cloccare in una headline, cloccare out da una headline, saltare a un clock che avete attivo. Se siete abituati a usare il Pomodoro Timer, avete il Pomodoro Timer integrato. Alla fine, quando avete fatto un po' di clock in e clock out su delle azioni, quello che succede è che i vari task che avete saranno più o meno di questo tipo, avranno incluso questo logbook che si chiama Drawer, tecnicamente è un cassetto particolare dove viene assegnato ogni volta che avete fatto il clock in e il clock out, viene assegnato il tempo totale speso nell'azione. Questo rimane sempre un file di testo, quindi se sbagliate non serve far altro che andare sulla linea, editare l'orario che avete sbagliato, virgola virgola, vengono aggiornati tutti quanti i time in automatico. E quando avete finito, una cosa molto carina è che potete fare il report finale e vi dice quanto avete speso per ogni sezione e quanto è stato il tempo totale che avete speso nel progetto. E
Basta, conclusioni. Org Mode è un gran pezzo di software. Fornisce tool per organizzarsi, ma sta a noi decidere come combinarli. Spacemax lo rende intuitivo per chi arriva da Vim, e c'è molto più di quello che ho detto. Tra l'altro, appunto, Org Mode fa anche presentazioni, volendo ci potete esportarle in Beamer. Ringraziamenti a un po' di software, LaTeX, MIME, che è un software per fare screenshot, PDF PC per presentare PDF fatti in Beamer, e un po' di referenze per chi è interessato. Questi in realtà sono simlink, sono link, quindi. E ho finito con 15 secondi di anticipo. Bene, allora mi puoi sentire, Ruggero? Perché ho dovuto fare un cambio di No, ti device al sento. Sì, volo. ti sento. Benissimo, allora io ti ringrazio. Come si dice, sei stato uno di quei relatori che spaccano il secondo, anzi, hai spaccato il minuto. E intanto questa è stata un'eccellente presentazione, come siamo abituati ormai a sentire in questi nostri giovedì. A questo punto, come di consueto, c'è lo spazio per le domande, e le risposte, quindi guardo un attimo in chat, se qualcuno ha delle domande da fare, le può fare tramite appunto la nostra chat interna, oppure gruppo Telegram, oppure togliere il mute ed entrare direttamente nella conferenza. Adesso io qui da device non riesco a leggere però le domande, quindi non so se ci sono domande. Io riesco a vedere la chat, però solo quella. Ok, no, allora dalla chat sembra che non ci siano domande. Se non ci sono domande, te ne faccio una io che Ah, è in sostanza. la presentazione in realtà l'ho fatta direttamente in Beamer. La domanda è come è stata realizzata la presentazione. Ok. Direttamente in Beamer, perché è vero che Org Mode è comodo per fare. Allora, l'outline l'ho fatto in Org Mode, le note le ho prese tutte in Org Mode. Però poi alla fine ho usato Beamer perché diciamo che personalmente ci lavoro molto di più e quindi sono molto più immediato, mi è molto più immediato fare presentazioni in Beamer. Inoltre la quantità di personalizzazione che si può ottenere esportando da Org Mode a Beamer è molto vincolata come si può dire, dai formati precostruiti che loro ti impongono in quel caso. Spero di aver Ok, risposto. allora era la domanda di Max, quindi dovrebbe Quando essere tutto su ok. Beamer. Quello si può fare, sì. E ti faccio una domanda io, tu questo software lo usi da quanto tempo? Io la prima volta che ho iniziato a usare Org Mode è stato un anno fa, ormai un anno e mezzo fa, e ho incominciato a usarlo semplicemente per gestire outline, ok? Quindi in maniera molto banale, come ho fatto vedere all'inizio, per prendere un po' di appunti, cosette così. E poi dopo sono piano piano ho scoperto altre funzioni e mi sono un po' espanso, ho incominciato a gestire i to-do piano piano. E ad oggi uso tantissimo le outline, i to-do, e il link di file con altri file. I link sono una cosa che uso tantissimo per riuscire a gestirmi all'interno di progetti un po' più grandi, dove ci sono tantissimi file che tengono note diverse di cose diverse. L'agenda non la uso molto, in realtà. Cioè, uso tanto il to-do per sapere qual è la prossima cosa da fare, ma non uso molto l'agenda di per sé come strumento di organizzazione. Ok, se non Se ci non ci sono sono altre altre domande, domande, io avrei una domanda. Allora, io non ho capito molto bene, ho visto come funziona Org Mode, ma non ho capito molto bene che cos'è, nel senso, abbiamo visto come utilizzarlo per diverse cose, ma mi sembra semplicemente delle funzionalità che estendono gli stemmi date con rubrica, con interattività, con link. Cioè, è un po' questo che si tratta, è un formato più ricco per prendere note e organizzare il lavoro. cioè, a tutti gli effetti è un insieme di script che agiscono su file di testo. È una collezione di script che agiscono su file di testo alla fine della giornata.
Come dopo combini questi script per ottenere il miglior risultato per te? È un altro discorso. Se posso provare a rephrasare di nuovo, anche un altro modo per vederlo è che OrgMode nasce come un wrapper attorno a una libreria di outline, quindi di default nasce solo per gestire outline. Ok? Questo era il suo obiettivo principale. Poi dopo queste outline, siccome le outline si prestano molto bene alla gestione di to-do, è stata sviluppata tutta quanta la parte di getting things done, tra virgolette, che è una filosofia di lavoro. Ok? Fate giunti tutti quanti questi script che ti permettono di organizzarti la tua vita, però diciamo che l'idea di fondo è che non ti impone un modo per organizzarti, cioè ci sono, ok? Se ti trovi bene con questi script e fanno per te o riesci a sistemarli per ottenere il massimo dal tuo lavoro, va bene, se no non li usi, ok? Quindi non è soltanto una questione di formato, è anche una questione di interfaccia e anche una questione di workflow, nel senso che ti permette di fare altre cose. Ok, grazie.